torna un appuntamento molto sentito per una zona della città che intende risollevarsi anche dopo i 2 anni di pandemia. Questa è l'occasione giusta. Sì, è vero, perché dopo 2 anni di stop obbligatorio per le norme Covid è con tantissimo piacere che abbiamo riorganizzato la festa di Via Romana grazie a tutta la rete dei commercianti, delle attività presenti sulla strada. Quindi torniamo con la 12ª edizione e sarà una bellissima festa, come sempre dalle 18 alle 24, sabato sera. In Via Romana ci sarà l'occasione per divertirsi, mangiare, bere in compagnia, ascoltare la musica e partecipare agli spettacoli e alle attività che abbiamo organizzato. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo Siena. I quartieri d'Arezzo sono piccole frazioni, quindi queste diventano, non dico delle feste di paese, ma insomma una cosa che gli assomiglia molto e quindi, come dire, fanno bene. Poi si riparte dopo 2 anni anche in Via Romana, dicevo, è l'ultima cosa che in senso cronologico che riparte quest'anno dopo tutto quello che c'è stato, quindi vediamo se si è chiuso il cerchio, insomma. Cosa significa una manifestazione del genere anche per gli esercenti, i commercianti che vi aderiscono, soprattutto anche alla luce del periodo non semplice legato alla pandemia e anche quello che attualmente stanno vivendo? Significa anche dare un segnale di vitalità nonostante le difficoltà che incontra il settore del commercio, che sono veramente tante, dall'aumento dei costi dell'energia, le difficoltà anche appunto dal punto di vista della concorrenza e tutta una serie di problematiche che purtroppo nell'autunno dovremo verificare e in qualche modo anche risolvere insieme